Buonasera a tutti, benvenuti a questo grande evento. Stiamo vedendo, lo sapete, stiamo per vedere, lo sapete, di un parte part seconda e per conoscere soprattutto grandi retroscena di questo film che è stato girato eh, molto vicino a noi, anche in parte, cioè alla, alla tomba Brion di Altivole. Abbiamo in sala il Sindaco di Montebelluna, lo ringraziamo per l'ospitalità, lo faremo parlare dopo insieme alla Sindaca di Altivole e ad altre autorità. Però diciamo che siccome questo è un grande evento la prima sorpresa ce la giochiamo subito anche per tempi ovviamente eh, che, sono, che sono ristretti per questo collegamento. Siamo in collegamento con il Canada con Patrice Vermet, premio Oscar del 2022 per la scenografia di Dune parte prima e lo ringraziamo di essere qui con noi. Buonasera dall'Italia. Buonasera al Tivoli. Ci aiuteranno James Grant della Oxford School e Silvia Fontolan nella traduzione delle domande e delle risposte dei Patrice. Allora, siamo a Montebelluna, a pochissima distanza dalla tomba Brion di Carlo Scarpa e siamo orgogliosi che sia stata scelta. E so che lo dobbiamo a lei, Mr. Vermette, e alla sua passione per queste architetture. Thank you, thank you so much for, for, for having me uh, introduce the movie to you tonight. It's a great honor. As it was a great honor to be uh, welcome in uh, a Tomba Brion, I've always been a fan, at least for 35 years, of Carlos Carpa. And Carlos Carpa was a huge insp inspiration for me for uh, over that period of my career, but most specifically for Dune Part One, uh, for both Caladan and uh, Arrakeen. Vi ringrazio per avermi invitato a partecipare a questa serata. E per me è stato un enorme onore ehm, aver visitato la Tomba Bebrione, in quanto io entusiasta del lavoro di Scarpa, lo sono ormai da 35 anni. Per me è sempre stata fonte di ispirazione, in particolare per quanto riguarda la parte 1 del film, ma anche per, per la seconda parte. È stata sicuramente un'esperienza meravigliosa toccare con mano una delle sue opere più celebri. E le dico che qui c'è in sala Tobia Scarpa. Che salutiamo tutti con deferenza e con un applauso. E quindi una bella oh. sorpresa anche per lei. E che cosa ha visto in questo monumento per il vostro film? E perché ha costituito una location ideale per Dune It was ideal because, as I mentioned, l'influenza di Carlo Scarpa con part 1 was, was quite great. Uh. Del lavoro di scarpa, ma anche perché il lavoro dell'architetto è stato di grande ispirazione soprattutto per la prima parte del film e quindi aveva senso continuare secondo questa logica e ripetere il tutto anche per la parte 2, dove diciamo il, il lavoro di scarpa per quanto riguarda Tomba Brion, sicuramente poteva rappresentare al meglio il pianeta imperiale, perché proprio come l'impero romano ha rappresentato sicuramente una fonte di ispirazione per tutte le città lo stesso viene in qualche modo riprodotto e riproposto all'interno della parte 2 del film. Sappiamo che ha chiesto di rimanere solo all'interno del monumento e che si è molto emozionato in occasione della prima volta che lo ha visto dal vivo per le riprese. Ci può raccontare cosa ha sentito? Sì, yes, assolutamente. Um, we Quando sono stato invitato uh, per la prima volta a visitare uh, Brion con uh, Uh, Duncan Broadfoot and and, and and the people from Altivoli, uh I was asked, I asked if I could just walk by myself and to see that much beauty and balance with nature. I just it was super emotional for me. I, it's the first time in 35 years career that I started crying when I was walking on a location which is a good thing I think. Il motivo per cui ho chiesto di poter rimanere da solo all'interno della tomba Brion e poter camminare da solo era perché volevo vivere al meglio tutte le emozioni che questo mausoleo poteva darmi ed è la prima volta in 35 anni che vivo un'emozione di questo tipo. Credo che la tomba rappresenti un mix perfetto tra bellezza, e unione con la natura circostante e mi sono emozionato particolarmente tant'è che ho pianto quando ho visitato la tomba e inizialmente sono stato invitato a visitare la tomba insieme ad alcuni colleghi della mia crew e ad alcune personalità di Altivole ma alla fine ho chiesto di rimanere da solo proprio per godere di tutte le emozioni che questo mausoleo può dare bellissimo tra scenografo e regista ci vuole una grande sintonia. Tra scenografo e regista ci vuole una grande sintonia. Com'è stata la sua sintonia con Denis Villeneuve anche proprio in relazione a questo luogo? Um well, I presented Denis uh, this, uh, the, the Brion uh, Tomba Brion as again, for, for, for the, uh, for for the Khaitan, the gardens of Khaitan, and uh, Denis, I, I presented him like maybe five other places, but Tomba was on top of the list and the first images I showed him and he didn't even look at the other images. He said, this is brilliant. This is exactly where we need to go because it's outer worldly architecture and it all makes sense in the world of Dune. Inizialmente avevo proposto alcune cinque opzioni diverse per quanto riguarda la location in questione e devo dire che non appena ho mostrato le foto dei Tomba Brion a regista Villeneuve non ha nemmeno guardato le altre e ha deciso di confermare subito questa location che era perfetta per quanto riguarda i giardini di Kaiten. E, um, rappresenta ovviamente un uh, simbolo dell'architettura di scarpa, e un simbolo dell'architettura in generale, e quindi aveva assolutamente senso che la rappresentazione dei giardini avvenisse attraverso questa location così particolare. Uh, soddisfatto del risultato, uh, poi, quando ho visto il film, e soddisfatto dell'esperienza in Italia? I think Deni and I only dream of coming back to Italy because we were. so well welcomed by everybody we're humbled by the by everybody they put through so much effort and uh and and thank you uh, uh a luca in eagle film and the, the the commune uh uh and 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 also azolo which welcomed us and uh the food was amazing like we've never had that better food on the, on any movies Assolutamente. Se sì, io che Denis speriamo di tornare in Italia quanto prima, assolutamente, per il cibo, le persone, tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione di questo film. Un grazie a tutti, in particolare al Comune di Altivo, al Comune di Asolo, a Gianluca e a Eagles Film. Speriamo di tornare quanto prima a farmi visita. E allora la salutiamo incrociando tutte le dita possibile. Oscar per di un part, part one, questo è ancora più memorabile, chissà che non ne porti un altro. Oh, grazie mille, e uh, buon cinema. Uh, have a, a, a good a good Wish you a good Buona serata e buona visione a tutti, grazie. La vuole salutare Gianluca Leurini di Eagle Pictures che è qui con noi. Hi Patrice. How are you? Thank you to be with us tonight to open this uh, screening and uh, hope to see you soon. Me too. <ride> Bene, grazie a Patrice Vermet, scenografo di Dune. Grazie mille. Ciao. Grazie, bye. Allora stiamo per vivere un'esperienza di grande cinema, come abbiamo detto. Eh, a questo punto un saluto con gli onori di casa. Chiamerei con me il sindaco di Montebelluna, Alberto Bordin, e la sindaca di Altivole, Chiara Busnardo, che invito a raggiungermi. Buonasera, buonasera, prego. Allora, buonasera, buonasera. a tutti. Non so nemmeno dove partire, ma non, voglio, non vorrei nemmeno far troppo tardi, visto, visto l'orario. Eh, Ringraziamenti di diritto ovviamente al sindaco di Altivole Chiara Busnardo, prima di sindaco mi permetto di dire amica, Gianluca Leurini della Eagle Picture, tutti i rappresentanti di categoria, i giornalisti, col diretti che ci ha deliziato con un buffet qui in entrata. Eh, io credo che qui si sposino varie tematiche. La tematica dell'arte, perché il cinema è arte, la tematica quindi imprescindibile della cultura, ma anche una cosa che forse in questo territorio è ancora più utile. Il fatto di riscoprire noi stessi, ciò che abbiamo qui intorno, ovviamente il memoriale Brion non serve che sia conosciuto da noi, ma diventa anche un modo attraverso questa proiezione, queste produzioni, anche un modo poi per chiamare le persone qui nel nostro territorio. Ed è la sfida secondo me che noi sindaci siamo chiamati a svolgere da, da qualche tempo a questa parte, ma in modo sempre più determinante a livello sovracomunale. Non esistono più le, i singoli comuni come... Eh, all'età dei comuni o i singoli feudi eh, come nel medioevo ma siamo tutti uniti quindi a me fa un sacco piacere ospitare il sindaco tutti voi in questo luogo in cui ringrazio anche Vittorio Polin che ci mette passione e il cuore e penso che l'applauso sia più che meritato in questo momento che ritengo fondamentale non solo per Altivole, non solo per Montebelluna, per tutta l'area montebellunese. Un ultimo ringraziamento al direttore di Antenna 3 Baccialli che è presente anche lui qui con noi. Buona visione a tutti, grazie di cuore. Infatti tra poco lo invitiamo sul palco perché Luigi Baccialli è anche il presidente della Veneto Film Commission. Un breve saluto da parte del sindaco Chiara Busnardo di Altivole con cui parleremo poi. Grazie Alessandro, infatti breve perché giustamente siamo in casa di Adalberto, qui nella splendida cornice del cinema Italia Eden di Montebelluna. Vi ringrazio veramente per l'ospitalità. Come ha detto Adalberto, questo rappresenta un po' anche il nostro modo di fare amministrazione, eh, che eh, racconta e crea relazioni e collaborazioni che poi servono a tutto il nostro territorio perché siamo così vicini. Che eh, ne beneficia poi anche tutto il territorio. Infatti, la presenza del Memoriale Brion nel film Dune non ha altro che da crescere anche la notorietà di poi tutti i nostri eh, bellissimi paesaggi. E chissà che non diventino anche location di altri film. Quindi, ma poi magari lo racconteremo dopo. Eh, ringrazio anch'io veramente di cuore. La presenza dell'architetto Tobias Scarpa, eh, lui, eh, la sua famiglia, e insieme poi anche Ennio Brion e la famiglia Brion hanno concesso anche eh, il luogo meraviglioso del memoriale per le riprese e grazie a questo ecco siamo qui eh, a vederlo eh, in, un in un tempo eh, immaginifico e vedrete anche voi la magia del memoriale è universale perché ci sta bene anche lì. Quindi grazie di cuore della vostra presenza. Grazie. Non so se è arrivato Claudio Sartori in rappresentanza della provincia, ma intanto approfitto invito per proprio una brevissima introduzione. e Luigi Baccialli, come abbiamo detto, presidente della Veneto Film Commission, che insomma, può solo che andare orgoglioso di questa bellissima serata, ma anche e soprattutto di questo film che insomma è, è una cosa storica per il cinema veneto. Sì, intanto tanto ringrazio Alessandro Zuil che è stato il primo collega, perché abbiamo lavorato tanti anni assieme eh, nei giornali del Veneto, a dare la notizia dell'arrivo della produzione nella tomba nel Memoriale Brion, per cui lui è stato quello che ha fatto, ha fatto lo scoop. Eh, noi come Veneto Film Commission non siamo coinvolti in questa, in questa splendida storia, siamo orgogliosi di avere qui un'altra grande produzione. Eh, in genere facciamo di tutto da quattro anni a questa parte per far arrivare qui non solo produzioni straniere, ma anche italiane e, anche, e dare spazio e, eh, e opportunità alle produzioni locali, noi vogliamo fare di questo territorio un polo del cinema. Basta avere soltanto come riferimento Roma, manovalanza da Roma. Bisogna formare giovani attori, registi, produttori, scenografi, sceneggiatori in questo territorio, in questa regione. Qui ce ne sono tanti, ci sono tante opportunità. E devo dire, soprattutto: è l'ultima cosa, per, non voglio portare via tempo che la regione del Veneto ha investito 9 milioni di euro per i prossimi 5 anni attraverso i bandi, quindi una, ci sono location straordinarie in questa regione, ci sono le risorse, ci sono i talenti e quindi noi su questo vogliamo accelerare al massimo. Grazie a tutti. È il momento della proiezione, non vi porto via. Come preferito, non c'è problema. Random, allora. Ecco, mettiamoci così, perfetto. Stiamo molto bene. Allora Gianluca, com'è nata questa grande avventura, visto che sei l'artefice principale di questo set italiano? Buonasera a tutti. È, è nata così. Eh, ci hanno contattato il produttore del film, che è un mio amico, mi ha contattato, mi ha detto che la, volevano vedere la tomba Brion perché lo scenografo la conosceva, era un ammiratore di scarpa. Io in questo territorio ho un amico, che è questo signore qua vicino a me, ho chiamato lui, in un giorno lui ha contattato la sindaca, sì, pochissimo, lui ha contattato la sindaca, eh, loro hanno contattato il dottor Brion e, e tutto è nato da lì. Cioè, una telefonata a Roberto, quattro ore, abbiamo risolto il problema. E da lì è partita questa avventura. Sinceramente io di un 1 non l'avevo neanche visto, sono sincerissimo. Eh, L'ho visto una volta che ho capito qual era il film, perché poi anche con noi sono stati molto abbottonati. Il film per noi si chiamava Halfway, quindi non è che ci hanno mai detto eh, stiamo venendo a fare di un 2, stiamo facendo Halfway. Poi siamo andati a vedere location a Firenze, dovevamo girare una parte del giardino a Firenze. Eh, e lì abbiamo avuto un po' un problema con il direttore del, degli uffizi, un simpatico, un simpatico signore tedesco. E, e quindi non abbiamo, abbiamo già prenotato le stanze in albergo, perché abbiamo prenotato 400 stanze d'albergo. Questo signore è impazzito, ha fatto delle richieste economiche fuori dal mondo. E quindi non abbiamo più girato lei, abbiamo girato tutto quello che dovevamo girare, sia Brion che quello che avremmo girato ai giardini di Popoli a, ad Altivole. E quindi grazie a, alla sindaca, grazie al FAI, e, e tutto è tutto andato molto bene, sono rimasti molto contenti e, e avete visto per il film. Di contro Tobia Scarpa è stato super gentile, il dottor Brion altrettanto. e Devo dire abbiamo trovato un'accoglienza meravigliosa. Sindaco Busnardo, per lei è una grande soddisfazione, ma ci credeva all'inizio? Beh, ci credevo, cioè, nel senso, cioè, ci credevo sì perché <ride> è stata un'opportunità eh, straordinaria per noi. E devo dire, all'inizio, eh, così ho lanciato queste idee al dottor Brion, non, Brion non era mai stato concesso. Per nessun tipo di produzione di questo tipo, ma solo per documentari o produzioni attinenti comunque all'architettura, alla vita di scarpa. Quindi io proprio eh, ho lanciato il cuore oltre l'ostacolo e ho cercato di far capire appunto al dottor Brion quanto poteva essere importante avere una produzione di quel calibro, anche perché stavamo parlando di eh, Patrice Vermette, di Denis Villeneuve quindi professionisti straordinari per cui eh, ecco il dottor Brion diciamo mi ha ascoltato e quindi da lì è nato tutto eh, no, ti ricordi infatti Gianluca che alla la prima mail che avete mandato il dottor Brion mi ha detto di no Gianluca disperato mi ha chiamato Chiara cosa succede? No, loro <ride> mi hanno detto lui e Chiara mi hanno detto Chiara tutto a posto abbiamo parlato con Brion tutto bene manda una mail io mando la mail alla risposta della segretaria di Brion che neanche ha chiesto a Brion a, 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 rispondeva di default non concediamo a riprese cinematografiche, chiamo loro siete pazzi, <ride> ma ha detto di sì. E ma guarda ci abbiamo parlato, allora hanno richiamato e dice no, io non ho parlato con Brion perché la direttiva è di non darlo a nessuno e quindi manco a voi, però Brion ha detto che per voi fa un'eccezione e quindi ce l'ha data, tra l'altro... Prima di arrivare, a, nel momento in cui noi, io venivo qua a vedere la Tomba Brion, hanno vinto l'Oscar. Quindi la preparazione del film non c'è stata perché loro hanno dovuto fare tutta la campagna dell'Oscar, poi sono andati a fare tutto. dopo averli vinti, ne hanno vinti sei. Quindi non c'erano, non erano presenti e noi dovevamo preparare il film. E anche questa cosa qua ha rallentato un po' tutto il processo di preparazione. Loro andavano sempre di corsa, arrivavano e ripartivano, venivano e andavano via. Patrice, quella prima volta che è venuto, ha detto «No, no, ma io dormo». Non conosceva la zona, ha detto «Io dormo a Venezia». A Venezia. Il giorno dopo è arrivato da Venezia, si è fatto tutta la strada. Poi è arrivato, ha visto Asolo, tutti i paesi. «Ma qua è bello». Eh, ho capito, ma pensavi di venire in mezzo alla campagna. <ride> è andato un po' tutto così. E avere comunque sei premi Oscar sul set non era così semplice, non è stato così semplice, perché comunque erano impegnati. Eh, la sera facevano call, interviste, venivano giornalisti, è stata un po' impegnativa la preparazione, poi abbia, hanno iniziato il film qua ed è andato tutto bene, se Dio vuole. Infatti per Daniele Bell la domanda era proprio come ci si rapporta con un lavoro così prestigioso in cui tutto deve filare liscio e anche poi va mantenuto uno scrupoloso segreto. Niente, bisogna lavorare tanto. E, niente, è molto bello poi insomma, confrontarsi con colleghi insomma, di un, che hanno comunque una preparazione sicuramente internazionale. Quindi, comunque, è molto piacevole lavorare con loro e sicuramente poi il territorio ci ha aiutato perché c'è stato molto supporto da parte insomma, del. Del sindaco di Roberto, insomma, che ci sono stati molto vicini, quindi questo ci ha sicuramente avvantaggiato. Farei magari partire le foto, diciamo, esclusive che abbiamo, avvertendo che non possiamo avere quelle degli attori per questioni eh, di diritti, eccetera. Però abbiamo delle, delle belle foto di eh, retroscena che magari Roberto Stuni può aiutarci anche un attimo a spiegare. No? Eh, tu hai curato tantissime cose. E in particolare anche tantissime piccole questioni logistiche che si creavano man mano. Sì certo, allora eh, beh, io in effetti ho solo fatto quello che insomma con la Fircomicio di Vicenza faccio da, da qualche anno, quindi diamo supporto alle eh, produzioni che arrivano sul territorio. <ride> quindi quando appunto Gianluca eh, che è un vecchio sia di età, sia di età, amico, insomma, da tanto tempo. Eh, ovviamente mi sono messo subito in moto, anche se appunto Treviso eh, sarebbe gestito dalla Film Commission appunto di Treviso. Poi ho fatto una telefonata e ho detto: No, no, guarda, segui pure questo progetto perché tra l'altro loro avevano altre, altri impegni. Quindi, eh, devo girarmi delle foto, ma eh, queste sono tutte ah, del set, sì. Quindi sì, è stato impegnativo, è stato veramente non entusiasmante di più, anche perché io ho seguito diverse produzioni, diverse cose, ma eh, fiction, film, eccetera, ma Colossal, chiamiamoli così, internazionali, questo è stato veramente la prima, prima volta. Sistemare, trovare sistemazione per oltre 200 eh, persone, del, eh, anzi 250-300. Della, della troupe tra cast e troupe, e una serie poi di eh, non solo attrezzature, servizi e sul territorio non è stato semplice, però lo si fa con tanta passione come sempre qual è stato il problema più così stravagante che hai dovuto risolvere. Ne hai avuti? No, posso dire? Eh, ce lo dice Gianluca allora. Uh, conoscete più o meno tutti la tomba Brion, no? lì dietro al cimitero c'è questo campo incolto all'epoca con dei campi di kiwi. E noi l'abbiamo preso tutto per fare la nostra base, tutti intorno, tutto la, proprio il circondario, tutti super tranquilli. Eh. Quando siamo andati a parlare col il proprietario di, del campo, quello che era più importante per noi. Questo signore aveva tutta un'idea sua, ma, ma non, è, non era neanche un problema economico, non, non riusciva a capire. Cioè, quindi abbiamo avuto una difficoltà enorme, erano sette, sei, sette eredi, un disastro. Però alla fine. Inter... Ma... Matteo, devo dire, dove Matteo? Matteo, sta Matteo? <ride> Matteo, San Matteo perché quello era importantissimo per noi perché noi abbiamo montato delle tensostrutture enormi avevamo quasi 70 camion parcheggiati le vasche per l'acqua per fare la pioggia cioè era un impianto importante e senza quello spazio saremmo stati rovinati non avevamo trovato un'alternativa ma sarebbe stato trasportare avanti e indietro e quello è stato, credo l'unico problema che abbiamo avuto alla infatti fine. lì uh, ho contattato fortunatamente noi abbiamo il presidente del mandamento col diretti di asolo che è un nostro concittadino che è qui Johnny Daniel e lui diciamo è riuscito a interloquire con i proprietari e quindi a facilitare anche eh, le, diciamo tutta la, la transazione ecco. Sì, oltretutto c'era anche il problema della lingua perché, <ride> perché ovviamente questi, questo signore, che tra l'altro il problema era semplicemente, eh, lui aveva sei fratelli, i fratelli avevano 18 figli, quindi mettere d'accordo tutta la famiglia per un pezzo di terra, tra l'altro affittarlo per eh, due o tre settimane, insomma è stato veramente un problema. Lui parlava solo ed esclusivamente veneto, tra l'altro non so se esiste l'altivolese ma. Eh, perché... Io da Bassano vi assicuro che facevo fatica a capirlo. Lui al telefono, quindi vi assicuro che... La prima volta che ho chiesto, oh, che sei spagnolo? Ho chiamato Roberto e ho detto, ma che è spagnolo questo qua? E lo passavo a lui e lui, no, e poi dicevo, guardi, la prego, mi parli in italiano, io non capisco. E quello parlava in una lingua, io loro li capivo, cioè, anche zero. E dicevo, guardi, la prego, mi aiuti, io non capisco. Poi passavo il scusi un attimo, Robè, senti che dice perché io non capisco. Ci vanno a lui e faceva il traduttore perché non capivo. Insomma, peggio della lingua degli Arconan. Dottor Luzzo, come direttore dei Beni Del Fai, che cosa ha provato vedendo così in questa chiave assolutamente nuova per voi? Immagino l'utilizzo di, di questo magnifico eh, monumento e, soprattutto, che cosa può portare anche in termini di, di sensibilizzazione. Allora, non è nuovo, poi ne parliamo magari un attimo, perché anche altri beni del fa in giro per l'Italia sono stati set eh, televisivi. È nuovissimo ed è stato detto per il Memoriale Brion. Allora, magari partirei con una domanda a chi ne capisce più di me di cinema, in modo che le rispondo con una domanda. Io non sono assolutamente un esperto di cinema, quindi riflettendo, vedendo questa meraviglia di due ore e mezza di, di effetti speciali, di tutto e di più, eh, forse... Magari è l'unico, ma uno dei pochi posti ehm, dove non ci sono stati gli effetti speciali, e sono stati a, a Masole Brion Ripeto che capisco poco di cinema, voi mi direte: no, non è vero, ce ne sono altri sette. Per quello che ha detto prima lo Infatti, volevo arrivare lì, volevo proprio veramente arrivare lì. E quindi volevo arrivare: mi pare che mi spiace che ho visto che è andato via Tobia Scarpa. Però con un po' di fierezza italiana, con un po' di fierezza del, del comune di Altivole perché ci sentiamo, ne abbiamo parlato sta, sta, oggi pomeriggio con la, con la sindaca, ci sentiamo anche altivolesi, e questa è la magia dell'Italia, questa è la magia dell'architettura cioè e questi, sono questi i nostri effetti speciali e direi che francamente bisogna veramente esserne fieri dell'opera dell'architetto Carlo Scarpa e chiaramente anche fieri di chi, della famiglia Brion che, che, che ha pensato Fatemi passare il termine, un po' a questa pazzia che non ha bisogno di effetti speciali. E quindi per rispondere alla sua domanda eh, è uscita molta fierezza per i FAI, perché è uno dei 75 beni che ci sono in giro per l'Italia del FAI, che è un fondo, fondo per l'ambiente italiano, che è una fondazione senza foco, scopo di lucro, ma anche da italiano, insomma, quindi mica male. Infatti l'ha detto, come ricordava anche Leurini, l'ha detto proprio Patrice Vermette nel collegamento iniziale, no? la perfetta fusione tra eh, le architetture e la natura, che è una eh, delle caratteristiche anche dell'opera dell di Scarpa. E soprattutto non, non vorremmo dimenticare che il film ha anche un messaggio profondamente ecologico che si vede in tutte le sue eh, manifestazioni e quindi a maggior ragione ecco, eh, questa, questa location è stata calata. Alla perfezione. A proposito di ecologia, avete visto anche scorrere già forse il, un piccolo parco e vorremmo magari che, eh, così, eh, la sindaca Burnar Busnardo ci, ci raccontasse quel parco giochi di cui alla fine ci sono due foto. Sì, perché eh, dobbiamo ricordare che eh, la famiglia Brion e Tobia Scarpa, famiglia Brion, per quanto riguarda ovviamente l'utilizzo, e eh, Tobia Scarpa per i diritti di immagine del, del memoriale Brion l'hanno concesso gratuitamente e hanno diciamo invitato, caldeggiato la produzione piuttosto a fare una donazione al comune e grazie a questa donazione è stato realizzato eh, in, in un piccolo parco giochi proprio dedicato ai bambini di San Vito, appunto, per ritorno alla comunità che è stata così accogliente nei confronti, confronti della produzione. Quindi grazie veramente a voi della produzione e naturalmente a Brion e a Tobia Scarpa per questo anche veramente beau gest eh, rispetto alla comunità. E ricordo tra l'altro che oggi è la giornata nazionale del paesaggio, quindi giorno migliore per eh, così organizzare questa presentazione, questo evento, non poteva esserci. Tra un attimo arriviamo alle domande del pubblico, volevo solo chiedere, avete avuto parecchie star, eh, c'è qualcuna, avete qualche ricordo legato in particolare a qualcuna? C'era Charlotte Rampling, c'era Florence Pugh, c'era. Visto, cioè, io che stavo là, l'ho evitato, eh, ho anche evitato, cioè, l'ho vista, insomma, però, non, non hanno avuto rapporto, cioè, andavano in albergo, sono arrivato hanno girato e sono andate via. Nessuno di noi, proprio per una questione anche di riservatezza, no? Ci hanno chiesto riservatezza, noi abbiamo, siamo stati i primi ad essere più riservati, nel senso che io non c'ho una foto con un'attrice, ne ci ho mai parlato, sinceramente, malgrado ero comunque. Sì, questo va, fa parte dei vostri doveri professionali, naturalmente. Invece, Roberto ha brindato a Prosecco con Villeneuve. Beh, non, solo io, non solo io, ma tutti quanti. C'è anche la foto, forse, alla fine. Sì, ecco qua. E di solito, quando c'è l'ultimo chuck nel mondo del cinema si usa fare questa, questo brindisi, questa, questo rinfresco, questa festa. Io cosa ho fatto? Ho portato ovviamente del Prosecco e ho creato un'etichetta... C'è una foto che... Eccola qua, con l'etichetta personalizzata. Con personalizzata con il nome di allora, di quel momento del film che era appunto Alfway. E sia Villeneuve che la moglie hanno gradito veramente tanto tanto che anzi prima mi avevano anche regalato questo bellissimo libro di Dune, quello il primo, uno, e con una dedica veramente molto molto particolare. Dal vino all'acqua, gli effetti speciali fatti in casa, perché per esempio c'erano i camion dei pompieri per la pioggia, no? se non erro, che sono stati utilizzati, ovviamente non sottraendoli ai loro doveri istituzionali, ci mancherebbe, ma appunto anche essi sono stati coinvolti e opportunamente eh, esatto, ricompensati. Dovremmo avere delle domande dei ragazzi dell'iniziativa Beauty Storytellers, che nell'ambito del Piano Nazionale del Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dai Ministeri della Cultura e dell'Istruzione del Merito, sono in questo caso gli studenti degli istituti superiori di Montebelluna e Inaudi Scarpa, Veronese, Levi, Maffioli e Sartor. Eh, C'era qualcuno che aveva delle domande da fare in proposito? Forza coraggio ragazzi che l'occasione è un unica. Ok. Eh, innanzitutto buonasera. E effettivamente noi abbiamo avuto uh, l'opportunità attraverso il progetto di lavorare a uh, un corto e abbiamo visto un po' tutte le varie difficoltà. E volevo chiedervi effettivamente... Penso già alla difficoltà maggiore, come avete un po' accennato prima, rispetto alla lingua, come eh, una produzione internazionale si è rapportata con, uh, con voi e mh, effettivamente Villeneuve come regista, eh, come è riuscito, ipoteticamente quel ruolo, a convogliare tutto quanto e a rendere tutto all'unisono e in sincrono. Grazie. Kirstoldo, Gianluca Daniele. Vai allora, Villeneuve. Il, il discorso è un po' contrario, sì. nel senso, noi ci contattano perché è il nostro mestiere, non è il primo film internazionale che facciamo, ne abbiamo fatti un po', e quindi ognuno di noi ha. Un, cioè in questo caso, il produttore che poi è andato via, tra l'altro era un mio amico, avevo fatto poi in break con lui. Quindi, quando è nata questa cosa, lui in Italia lavora con me e mi ha chiamato. Villeneuve dà indicazioni location, allo scenografo, allo location manager di cercare una location dopodiché, una volta che la location è stata decisa, è il nostro lavoro organizzare e fare in modo e mettere in condizione il regista di avere tutto l'aggio di girare quello che serve. Poi facciamo un sopralluogo che si chiama sopraluogo tecnico, tutti insieme con tutti i capi reparto, e là viene fuori tutte le cose che servono che ne so, inquadriamo di là, là le macchine non ci devono essere qui dobbiamo mettere questo lì dobbiamo fare la pioggia dove mettiamo i camion dove costruiamo le tende bisogna considerare il rumore c'è cioè, tutto un mondo però diciamo che il nostro lavoro è fare in modo che dal momento che il regista arriva sul set la mattina tutto sia pronto per girare infatti le responsabilità appunto di non trovare il campo base giusto di non avere il permesso l'autorizzazione cioè se non avessimo avuto Roberto, la sindaca che ci aiutavano ad avere questa autorizzazione, tutto questo non ci sarebbe. Cioè, è una macchina che parte e non si ferma più. È un lavoro di, di squadra incredibile. E così, andava, così funziona. Insomma. Poi sta attento e ti corrono dietro i cani a te. <ride> Altra curiosità, domande dal pubblico? C'è il microfono che può girare, volentieri. E intanto, ehm, però così chiedo... Posso dire, sì. chiedere una cosa? Forse sì. l'unico effetto speciale che avete fatto è la pioggia, giusto? Sì, sì, sì. Era la mia curiosità. Che poi ci stava in natura. Allora no, è stato complicato tutto l'apporto d'acqua, quindi tutto il consorzio del... Sì. Consorzio del, come si come si il consorzio del consorzio piano giusto? Il <ride> esatto. Quindi i, i rapporti con loro, avere le autorizzazioni, i vari proprietari dei campi sono stati molto collaborativi tutti quanti, anche loro. E, no, siamo stati super supportati, ripeto. Insomma, questo è, è fondamentale dirlo. No, anche perché non so se ricordate, ma già era luglio, poi non pioveva neanche proprio cantissimo. a sparare in cielo in quel, in, quel periodo, in quel periodo là, però naturalmente il cinema. È così, riesce a riprodurre eh, la realtà. Signori, Invece... questi signori sì. eh, hanno lavorato da febbraio per arrivare a luglio. Quindi eh, è una cosa eh, che ha, eh, un, cioè, c'è un, un iter e tutto un insieme di eh, attenzioni, contatti, eh, dettagli curati. Eh, veramente devo dire la verità io non mi sono mai trovata a contatto con delle professionalità di questo livello non c'è stato niente che sia stato lasciato al caso e comunque anche eh, la grandissima eh, gentilezza, educazione, generosità con cui eh, loro come professionisti, eh, ma tutti i loro collaboratori si sono posti nei confronti di tutti. Massima disponibilità eh, ovviamente ad arrivare al, a un obiettivo molto chiaro e definito, perché chiaramente loro sono abituati a lavorare a degli standard elevatissimi. Non a caso eh, questi personaggi, cioè Denis Villeneuve, Patrice Vermette, sono premi Oscar, eh, per cui diciamo sono l'eccellenza. Il, il giorno prima dell'inizio delle riprese hanno scritto una lettera da allegare al nostro programma di lavoro giornaliero dove raccomandavano a tutti il rispetto dell'ambiente, il rispetto del posto, il rispetto del cimitero, il rispetto del luogo dove eravamo. Eh, entra noi eravamo... C'era mi è capitato. Faccio questo lavoro da tanti anni, da 42, credo 41-42. Non mi è mai capitato di avere un'attenzione nella location così importante, ma da parte del regista, da parte dello scenografo, da parte, cioè noi entravamo in un numero chiuso nella location. Cioè, più di quelle persone non potevano entrare. C'è stata un'attenzione impressionante, che non, ma non con le guardie che dicevano tu puoi, tu non puoi. Cioè, la gente entrava e diceva, no, non posso stare, e usciva. C'era cioè stata proprio un, una responsabilizzazione di, di 350 persone che mi è capitata poche volte nella vita, un rispetto per quel posto incredibile. Di contro, tutti noi siamo, siamo stati ospitati in un posto, in un cimitero che è un luogo sacro dove ogn ognuno ha i suoi cari e anche la popolazione stata gentile nel ridurre le visite ai propri cari. Quindi quando trovi un'accoglienza così non puoi fare altro che, che, che stare in punta di piedi e ringraziare, c'è poco da fare. Il sindaco ha dovuto fare delle ordinanze per tenere chiusa l'area. Naturalmente eh certo. ha dovuto mantenere il segreto, ma venivano, ah, sì. venivano i curiosi, venivano da lei Assolutamente. a Assolutamente ce n'erano tantissimi. Arrivavano perché era blindatissimo il set, per cui erano chiuse tutte le vie di accesso, ma eh, arrivavano da ogni lato, del, da, dal campo base, da, dalle strade, esatto. C'è stato un drone che è stato <ride> bloccato prontamente grazie all'intervento appunto di Matteo Gasparetto, un collaboratore funzionario comunale che è prestato, anche perché giustamente lui è di eh, formazione anche cine, cinematografica, per cui avuto, avete avuto anche la fortuna di, ave, di avere... Eh, pensate, il comune di Altivole, che potenti mezzi ha. <ride> no, infatti è stato. È vero. L'aneddoto del, del drone poi c'è stato. Il video del TG5 si vede? Eh, infatti l'abbiamo postato tutti quanti, in cui la mitica Anna Pradeiro, un pradie, pradie, ecco, Praderio, una delle più brave giornaliste cinematografiche che abbiamo in Italia. Eh, ha dedicato un bellissimo servizio a Dune, a Dune anzi visto che uh, si dice Dune anche Avete in inglese sentito, ecco. sì. eh, dedicato appunto a, al cioè a Dune e al Memoriale Brion in cui si vedono appunto alcune delle immagini eh, comunque è stato eh, veramente un'esperienza un straordinaria e c'è stato un gioco di squadra con tutti infatti la collaborazione è perché all'interno il set stesso come dicevi Gianluca, 350 persone, silenzio. Una cosa meravigliosa, ovviamente silenzio perché si stava girando, quindi non solo perché eravamo in un cimitero. Esatto, un'atmosfera straordinaria. Di... Non c'era appunto, 350 persone, tutte sapevano esattamente che cosa fare. E questo è veramente sinonimo di una grandissima organizzazione quindi capiamo noi nel nostro piccolo con questi, piccoli, questi tre giorni abbiamo capito che cosa c'è dietro un film di questo calibro. Cioè è una macchina straordinaria in cui nulla è lasciato al caso, in cui tutte le persone sanno esattamente che cosa devono fare e sono tutte veramente delle eccellenze. Quindi per noi è stato un grande momento anche un'esperienza formativa, oltre che piacevole anche dal punto di vista umano, perché li sentite, insomma li vedete, sono simpatici. Adesso Daniele sembra più timido, però credetemi... È molto <ride> efficace quando <ride> devi ottenere qualcosa. Dottor Di Luccio, mi sembra molto bella questa storia di rispetto proprio per l'ambiente la, e una produzione che ha bisogno di numeri altissimi di persone impegnate e anche di tecnologia sofisticata. Però si è presentata con umiltà, per carità, davanti a un'opera bellissima e di fama mondiale, però anche in un paese, in un contesto dove, così abbiamo visto anche nel film, magari possono venire fuori invece idee più da colonizzatori, da padroni, ma invece è proprio bello quello che, che l'arte, l'architettura, l'armonia insegna. Sì, io credo fortemente, stavo riflettendo mentre lo dicevate, che i posti belli eh, poi richiamano naturalmente il rispetto. Eh, I posti che in qualche modo ti colpiscono, fanno queste cose. Tanto per dirvene una, in tutti i beni del fai, noi non scriviamo non correre, non, non sederti nei posti, non, non sdraiarti nei letti, non è, perché è naturale e anzi incitiamo i bambini a correre, magari a piedi nudi nei prati. Non è mai entrato un bambino in una iola, cioè si fermano al momento giusto. E questo è proprio l'aspetto, io credo, grazie di questa domanda che. Che credo che sia veramente particolarmente peculiare sull'aspetto della bellezza, dell'arte, della nostra cultura, della cultura italiana. Cioè, del fatto che comunque quando entri porti rispetto, toccando, correndo a piedi nudi, facendo, girando un film, ma col totale rispetto, e francamente, noi ci siamo sentiti per telefono. Una volta mi ha chiamato uh, esatto, ci siamo sentiti per telefono, ci siamo capiti subito in fretta. E quindi poi ci sono i pezzi di carta, ci sono i contratti, c'è tutto quello che conta. Ma non avevamo veramente dubbi dopo che avevamo fatto una telefonata insieme, ci eravamo capito che ci sarebbe stato questo. E, ed è successo. Il regista in questi casi è molto importante perché se il regista è un cafone, quelli che lavorano con lui sono cafoni. Il regista, qui parliamo di. Di una persona straordinaria, sia come professionista, ma anche come uomo, una persona educata, una persona che non ha spocchia, è una persona amichevole ed ha un'educazione. Ma tutta la loro troupe, tutta la loro squadra, Denis, Patrice che abbiamo visto prima, il direttore della fotografia. Quindi, quando i, i capi, chi guida ha quel tipo di rapporto con l'ambiente, con le persone, con i collaboratori, tutto quello che gira intorno, eh, Deve assolutamente essere così. Capita abbastanza spesso che il regista. Spesso capita con gli americani: gli americani sono un po'. non hanno idea perché sono nuovi, nel senso non hanno l'arte, non hanno una storia. Quindi non, per loro cioè il Colosseo. ma si può tagliare un pezzo, cioè così fanno. Non hanno. arrivano nelle piazze poi. Arrivano nelle piazze più importanti del mondo e pensano che una statua può essere spostata. Capito? Cioè, non, perché in America, se giri un film, io ci ho girato, giri un film in America, come potete vedere nel film d'azione, la Fifth Avenue paghi e la chiudi. Chiudi 50 negozi, cioè fai come a Roma, a Piazza Venezia non la chiudi, cioè non si può chiudere Piazza Venezia. Quindi è, è un po' questo, no? se trovi la persona che ha una cultura, una comprensione, c'è cioè rispetto, se trovi il cafone sono tutti i cafoni. E quindi quella, quella è un po' la difficoltà che abbiamo noi nel fare i film, sia nazionali che internazionali, che abbiamo a che fare con persone con cui poi ti vai a scontrare perché tu vieni a casa mia e devi avere rispetto. Intanto rispetti la gente, rispetti il luogo dove stai lavorando perché non sei il padrone, non siamo padroni, siamo ospiti, ovunque sei in ospite, arrivi ti trattano bene, devi essere educato e devi essere ospite. Ma non a caso forse è proprio registra e quando la persona che abbiamo ascoltato prima ha scelto il primo di una lista di cinque, se ho capito bene prima ci ha detto che non ha ascoltato gli altri. E quindi è evidente, come hai detto tu prima, che c'è dietro un aspetto di, eh, di serenità rispetto... Alla cultura, a al capire quell'aspetto, a capire che può poi anche chiudere la quinta a New York, ma, ma, ma non è così in Italia e non è così al Memoriale Brion. Eh, non è mai successo lo scenografo, eravamo io, lui, Duncan, Danca, l'Ocation Manager. Daniele, ha detto entro un secondo da solo, non usciva più. Ah, è stato bellissimo quello che non ha detto, mai, è noi vero Noi c'eravamo, era, eravamo. Eravamo. Eh. eravamo tutti fuori, dieci minuti, un quarto d'ora, venti minuti, ha detto entra da solo. Dopo un po' abbiamo detto Vabbè, andiamo a vedere, oh. cioè, eh, si è sentito male magari, e l'abbiamo trovata accucciata in un angolo davanti alla tomba di Scarpa che singhiozzava. Si ma è stata una roba, premesso che in quel posto io non lo conoscevo, ma dà un'energia, dà un, una sensazione importante. Ma vedere questo signore che ha vinto l'Oscar due mesi fa, che viene qua e si inginocchia e piange accuratamente davanti alla tomba di un architetto, di un maestro, è una cosa straordinaria, la sensibilità. che cioè, Non capita, non, non è mai capitato. Faccio un piccolo spot. Penso che la maggior parte di voi abita in queste zone, andateci al Museo Lebron, soprattutto andateci in questo periodo che c'è poca gente, perché ci si può trovare nella magia di essere da soli o giù di lì, perché è veramente una grandissima esperienza, o no, Sindaca? Beh, certo. <ride> Infatti, io sai che ho, cioè, è nel mio cuore il memoriale, perché vabbè, voi sapete, io sono proprio nativa di San Vito. Quindi, raccontavo a questi signori che noi, la gita classica della scuola dell'infanzia è la passeggiata al Memoriale Brion. Quindi, <ride> è un luogo che per noi fa parte, diciamo, della nostra eh, normalità e quindi vediamo il cimitero in un modo. Particolare, proprio speciale come luogo di meditazione, perché per noi è proprio legato al Memoriale Brion. Benissimo. Beh, direi che il tempo stringe. Dateci magari un ricordo telegrafico di cosa lascia in voi, che emozione ha lasciato in voi questo, questo film. Ma se fai un film di questo tipo, un film importante, no? Tanto ci lascia un grande segno nel curriculum. Mettilo là, <ride> che buttalo via, insomma. <ride> Apri MDB e c'è scritto: no? Producer di Dune. Insomma, mettilo là. Ma è stata un'esperienza straordinaria. Cioè, noi forse, siamo abituati, forse, li facciamo però è un film the... è la sensibilità a loro che ci sì, è, 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 sì. è rimasta ancora è, Ma noi è, poi è il perché non è rara, è stata veramente rara abbiamo cioè, fatto sì. questi tre giorni di riprese con questa produzione, su questa produzione e tutto il lavoro fatto su questo film professionalmente ci ha portato a fare una settimana di riprese di Godzilla contro King Kong a Roma e abbiamo fatto un film che si chiama The Book of Clarence che uscirà, è uscito in America e uscirà sulle piattaforme in Italia costato 60 milioni girato a Matera cioè fare tre giorni di Dune abbiamo lavorato così bene secondo loro ma io vi garantisco che nella complessità per noi lavorare, qua ci sono colleghi, lavorare... In un posto dove c'è un campo di calcio per mettere le, la base e la location eh, lì vicino è stato abbastanza semplice quei tempi che avevamo. Avevamo tutto quello che ci serviva, avevamo il denaro, avevamo eh, la location, avevamo la disponibilità, quindi il lavoro è stato grande ma siamo abituati a farne, eh, ma non complicato. E quel lavoro fatto così bene ci ha portato tanto altro lavoro. Quindi ci ha lasciato anche questo, una bella eredità. Eh, cosa ci ha lasciato? Anch'io ritorno al discorso di prima di Gianluca: che è vero che quando il regista è gentile, tutta la troupe tutto è veramente gentile. Quindi eh, a me è capitato anche, come giustamente ha detto lui, di eh, lavorare, di, di collaborare con registi cafoni, effettivamente, Insomma, e non erano americani. Al di là di questo, mi, mi rimane ovviamente questa mh, bellissima esperienza di belle, belle, belle persone, davvero. È stato mh, faticoso, questo lo devo dire, per le richieste, soprattutto con la lista della spesa che, di Daniele, e addirittura questi due muletti, come si chiamavano? Manitou, manitou che non si trovavano in mezza Italia, insomma chiamato in Francia, mi ha detto, ma abbiamo una filiale in Veneto, ah, gli ho detto dimmi dove, ad Altivole, ma <ride> va. <ride> e, e, e li abbiamo trovati. Erano per la, la, la cosa della pioggia, ne bastava uno, ma ne hanno voluti due per sicurezza, perché un giorno di riprese, possiamo dirlo, no, costava almeno 200.000 euro, quindi se un muletto un giorno non funziona, buttano... Eh, due milioni e mezzo di spese, quindi pensate cosa, cosa significa. Quindi è stata un'esperienza veramente bella e resterà ovviamente per un po', vai tu, eh, come direttore del FAI di Tutti Beni in Italia, eh, mi ha aumentato la fiducia nei confronti di, di questa attività. Cioè, noi crediamo sempre che per valorizzare i beni, del, i beni in generale culturali, in questo caso del fai, ma in generale culturali, essi devono es, essere realmente vissuti e possono essere vissuti in centomila declinazioni. Una di queste è anche quella di essere utilizzati come, parola che non è che mi faccia impazzire, ma la dico, ma come location per, per shooting, per, per film, per, per, per attività come abbiamo appena visti. Perché la fiducia? Perché l'abbiamo appena sentito, perché eh, se mh, ci si approccia dall'inizio con grande rispetto e si capisce che l'interlocutore porterà rispetto, non c'è bisogno più di tanto di parlare di conservazione e tutela, perché sono quasi scontati. Poi noi siamo particolarmente arcigni, ma, ma, ma il tutto funziona. Quindi eh, è cresciuta la fiducia. Guardi, posso dirle anche un'altra cosa a proposito di questo. <clears throat> mi occupo anche di turismo e le assicuro che il cine turismo è una cosa impressionante quindi il fatto che a parte Mezzo mondo, vedrà appunto la, la, questo memoriale ma le assicuro che il cine turismo porta il bello di, 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 di quello che rappresenta è logico che se noi guardiamo le fiction dei carabinieri no? quindi tutti vanno a Gubbio, Spello, Dovera eccetera va quel tipo di eh, eh, turista, ma chi va a vedere questo film sappiamo che il luogo stesso richiede rispetto e quindi vedrete che avrete un ritorno incredibile anche su questo. Glielo confermo: nel 2002 è stato girato in Un bene del fai a Villa del Balbianello, sul Lago di Como, una scena eh, di guerre stellari eh, ed è la scena in cui eh, c'è la promessa di matrimonio alla principessa e siamo pienissimi di gente, soprattutto americani, che viene a fare la foto esattamente in quel posto lì, in quel balcone di Villa del Balbianello. Vengono anche vestiti totalmente coperti, che uno dice perché fai la foto che potresti essere chiunque, però assolutamente ha un grande senso dal punto di vista del turismo... In senso, un senso film a matera, dove i nostri produttori, attori, andavano a mangiare in un posto perché era un ristorante dove ha girato Bond. Tu pensi, sì, sì, sì. Cioè, gli attori esatto. Omar Sì non è che erano, non erano sconosciuti insomma, erano attori importanti sì. dove andate a cena andiamo là perché quella su Bond abbiamo visto sì. quel, cioè, io ho fatto Minevaganti a Lecce è stato venduto in 27 paesi e l'anno dopo il sindaco mio amico c'è stato il 28% di incremento sì, sì. il 30% di incremento del turismo c'era il tour delle location di Minevaganti. siete pronti al Tivolesi sì. esatto ma infatti questa serata diciamo che è la prima di eh, tre momenti che faremo proprio dedicati eh, al marketing territoriale con questa idea, lanciamo questa idea che poi eh, è stata già lanciata alla mostra del cinema di Venezia. Nello spazio della regione della Veneto Film Commission, cioè di come proprio il cinema, le produzioni cinematografiche e televisive possano essere un volano per il territorio. E quindi riflettiamo proprio su questo. E per questo, appunto, noi abbiamo lanciato appunto questo progetto. Oltre ad avere la collaborazione chiaramente del FAI, che è il nostro collaboratore perché ha il nostro gioiello, abbiamo la collaborazione di Villa di Maseri, in abbiamo anche qui oggi questa sera il proprietario il signor Vittorio Dalleore che ha anche un passato eh, diciamo legato al cinema è stato assistente di un famosissimo regista eh, per cui Akira Kurosawa se non sbaglio quindi eh, un'altra location straordinaria Gianluca Roberto tu la conosci tu non so se l'hai vista Te, ti porteremo a vederla chissà che ti ritorni torni esatto eh, esatto e ovviamente la partnership di Coldiretti perché eh, naturalmente il territorio come ha ben sottolineato Patrice Vermette non è soltanto natura nel senso di ecologia ma è, ma è anche un straordinario luogo da un punto di vista enogastronomico e quindi noi eh, grazie al volano del cinema trasciniamo proprio Tutte le bellezze del nostro territorio e assieme, come ha sottolineato bene anche il sindaco di Montebelluna Adalberto Bordin, cioè stiamo facendo rete, stiamo facendo squadra proprio per questa, con questa funzione di promozione di una location straordinaria. Come hai visto benissimo anche tu, Gianluca, che magari conoscevi un po' meno i nostri territori: colline, ville, eh, vigneti. Eh, campagne con padre siamo a Treviso. Poi abbiamo pranzato con Scarpa con Tobia. Poi da là Tobia ci ha portato al museo, poi al museo gli ha detto guarda c'è il museo discoteca dove c'è la, la scarpa. Bravo, poi ci ha portato, ci ha detto guarda c'è la casa di Canova, andate a vedere, c'è un padiglione, l'ha fatto scarpa. Quindi da là abbiamo fatto tutte le colline, Sai, in un giorno mi ha fatto quasi 200 km, io stavo per morire, abbiamo mangiato e bevuto, <ride> eravamo io e lui, lui dormiva, io guidavo. <ride> e quindi però eh, abbiamo fatto un bel giro, è stato bellissimo, ma già io e Daniele.. Appena abbiamo finito di lavorare ci siamo fatti un giro di tutte le cantine del Prosecco e compravamo cartoni qua e là, siamo tornati con un furgone pieno di roba. <ride> per cui è un territorio meraviglioso. Grazie a tutti. Per quello volevate il muletto speciale, per portare a casa il Prosecco. Allora, vi ringraziamo della presenza, ringraziamo naturalmente i nostri relatori. Abbiamo parlato tanto di bellezza, vi lascerei con una frase di Carlo Scarpa che... Non, da, non dateci dei maschilisti perché non è il caso. L'architettura che noi vorremmo essere poesia dovrebbe chiamarsi armonia, come un bellissimo viso di donna. Ecco, credo che quella sequenza in cui Florence, Florence Pugh passa attraverso le varie, eh, le varie architetture della, della tomba Brion sia l'eloquente dimostrazione eh, di questa frase. Grazie, grazie della pazienza e buonanotte a tutti. Grazie.